Ciao! Per i tagli di questa collezione mi sono ispirato a linee orizzontali. Da qui ho titolato la collezione Horizon. Ho intenzionalmente creato lunghezze diverse che variano nei volumi. Volumi che sono in piena armonia con la fisicità della testa e i lineamenti del volto. Questa collezione è dedicata a tutte quelle donne che amano la semplicità, ma con una visione di se stesse raffinata e originale. Come scultore in capelli, ho scolpito volumi seguendo linee geometriche, ottenendo forme che mi ero precedentemente immaginato. Posso asserire che la tecnica di taglio-scultura utilizzata in questa collezione è la massima espressione della personalizzazione del taglio stesso. Per quanto riguarda i tagli uomo, abbiamo avuto la collaborazione eccezionale del nostro man and stylist Enzo D'Ambrosio. E allora vi lascio alla visione della collezione Horizon. Ora andiamo a fare le prime divisioni per eseguire il taglio. È stato preso tutta la parte anteriore, però ho fatto un controtriangolo sulla parte sopra, dentro bozze. Ora andiamo a lavorare su tutta questa parte, cercando di creare e di valorizzare soprattutto questa parte centrale più corta, andando ad allungare leggermente sui lati. Qui andiamo leggermente in ottuso per allungarsi un po' sulla parte laterale. Una volta che ho tracciato la linea, vado a riprendere e vado a alleggerire dalla parte sottostante. Vedete ora come aderisce di più alla pelle e bomba meno, quindi sta molto più aderente. Ovviamente i capelli sono da fare lo styling che faremo dopo e otterremo maggiormente questa valorizzazione. Bene, vado a fare la stessa cosa dall'altra parte. Bene, ora andiamo a sovrapporre le sezioni della parte anteriore sullo schema e sul disegno che ho creato con la spazzola e le forbici. Questo disegno di base che ho creato, vedete come disegno comunque è molto molto leggero, perché questo è un taglio scultura, quindi dà un perimetro essenzialmente molto molto leggero, quindi adatto a stare intorno al volto. Vado avanti percorrendo il disegno che ho fatto sulla parte dentro bozze, sul triangolo superiore, e posiziono i capelli in caduta gravitazionale sul disegno che ho fatto sottostante. Prendo la spazzola più grande perché ho già dato il disegno, quindi vado a continuare sul disegno che ho creato, ma dando ancora molta leggerezza. La spazzola più grande mi dà più leggerezza ancora.
Vedete, nel taglio scultura il perimetro viene creato tramite la sculturizzazione del capello, non la trenciatura, non il taglio trenciato, ma è tutto quanto scolpito. Bene, andiamo ancora dall'altra parte. Qui questa frangia l'alzo completamente a 90 gradi, in modo tale che diventi molto molto leggera sulla parte superiore, che non vada a coprire completamente il volume, ma rendo un volume leggermente scalato e quindi determinante che si faccia questo tipo di tecnica, portando i capelli a 90 sul piano. Bene, ora occupiamoci della parte finale, quindi il perimetro di base, lasciando quasi questo perimetro qui, tagliandolo leggermente, leggermente, proprio per rafforzare, rendere più positivo il perimetro stesso. Ma è una cosa minima che vado a fare. Prendo la sezione e vado avanti. Bene, i capelli vengono portati tutti verso la parte dietro, così che non si portano avanti, in quanto la parte anteriore sono leggermente più corti, quindi non voglio tagliarli ancora. Bene, una volta che abbiamo fatto tutto il perimetro di volume basso, il taglio è finito, andiamo a fare lo styling. Ecco, vedete, queste linee si incontrano. Queste linee qua che ho fatto sulla parte anteriore con questa della parte finale si incontrano proprio sopra l'orecchio e danno questa possibilità di avere dei capelli corti su tutta la parte anteriore, quindi poterli muovere, giocare di più con i capelli, quindi rendere i capelli più leggeri, e abbiamo tutta la lunghezza sulla parte finale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo comunque mantenere un capello lungo, giocando però anche con un capello corto. E l'importante è questi volumi che gestiamo qui sui lati, vedete, devono essere gestiti bene, in quanto devono dare l'impressione, ora lei si può fare anche la coda e avere come un capello corto, ed è molto simpatica la cosa, carina, può avere un capello corto qua e farsi la coda, oppure gestire il capello lungo e avere una frangia molto importante, ma comunque sempre una frangia. Quindi si può giocare con i capelli
E in questo caso si può giocare sia mostrando la parte corta e anche la parte lunga, e quindi insieme rende la cosa molto duttile, molto facile, e anche possibile poter fare dei tagli anche sulle ragazze che vogliono dei capelli lunghi, perché dice no, non voglio accorciarli e così via. Però le frange ora stanno andando per la maggiore, non ho voluto tagliare solo la frangia, ma rendere tutto il perimetro anteriore fattibile con un'altra forma, e quindi dando una forma diversa sul perimetro anteriore. Ok? Vedete questa lunghezza e questa parte corta su tutta la parte anteriore. Questo qui ci permette di giocare e di proporre una piccola novità però che può funzionare e fare in modo di dare un cambiamento al look, per non fare questi look completamente dritti tutti quanti e magari la frangia, ma avere un look più dinamico, più attuale con quello che si va a proporre in questo momento. Andiamo verso l'estate, quindi dovremo anche pensare che i capelli magari vanno anche a volte raccolti, e per cui raccogliendo i capelli non vengono tutti tirati in avanti, ma si lascia una parte dei capelli più corti in modo tale che possa dare come l'impressione di avere un capello corto ma raccolto sulla parte posteriore. Ok. Vedete, questa linea si può veramente, è molto versatile, quindi questo doppio taglio fatto così con i capelli che li riportiamo davanti creerà poi dei volumi e molto, molto simpatici, molto duttili, e quindi vediamo le altre proposte che abbiamo come styling. Partiamo da questo molto semplice così e poi sviluppiamo, man mano che andiamo avanti, sviluppiamo altri stili, altre cose per vedere proprio la duttilità stessa del taglio. Oggi sono in compagnia di Alessia, una bellissima modella, che sentiamo direttamente da lei che cosa desidera. Alessia? Ciao. Allora, crescendo i miei capelli hanno perso forma, quindi vorrei accorciarli e dare un nuovo stile. Ah, bene, molto bene. Quindi questo ci permetterà di eseguire un nuovo look per Alessia e dare uno stile come lei chiede. Eccoci qua con Alessia, e quello che vado a fare con Alessia, faccio subito il perimetro di volume, cioè do le basi e poi andiamo a creare una scalatura adeguata. Le divisioni che ho fatto sono molto semplici. Ho preso tutta la quantità della parte posteriore,
e i due lati li ho chiusi così, in modo tale da avere, diciamo, la possibilità di lavorare subito sulla parte posteriore, creando questa parte orizzontale, quindi do la forma orizzontale a tutta la parte posteriore, ok? E andiamo a subito fare la prima sezione guida. Qui si può vedere come la spazzola distribuisce perfettamente il volume, quindi abbiamo un volume molto ben distribuito sulla larghezza. Ecco che ora abbiamo ottenuto un orizzontale a 45 gradi, quindi dando il giusto movimento e la giusta proporzione a questo orizzontale. Notate la gradazione che si è formata su questo punto. Ok, ora passiamo dalla parte dei lati. Qui ci colleghiamo all'orizzontale qua, centro spalla, così da avere una lunghezza maggiore, che poi andremo a determinare la lunghezza sulla parte frontale e del viso. Ecco, vediamo il perimetro che si adegua sulle spalle e passa sulla parte completamente dei lati. Bene, andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Prendiamo la sezione della frangia, la sezione frontale, e creiamo la frangia. Abbiamo fatto tutto il perimetro, ora andiamo a creare la frangia.
si rotola leggermente la spazzola verso il centro della meridiana. Sì che questo perimetro allungato, verticale ottuso. Quindi si tende ad alzare questa parte e allungare qui per sfilare il volto. Si crea una concavazione sul centro del fronte. È una frangia molto sfilata, ma anche allungata sui lati, quindi ha una doppia valenza. Vedete, questa frangia risulta imperfetta, un po' selvaggia, proprio per dare questo carattere a questi bellissimi occhi, se vogliamo, sì, assolutamente, e anche un volto di un ovale perfetto. Quindi ho preferito sfruttare proprio la lunghezza per dare più risalto a questa parte, a centrare proprio l'attenzione su questo punto qua. Ora quello che andremo a fare e creare una sorta di leggerezza su tutta la parte superiore della testa. Il perimetro di volume l'abbiamo già dato, sulla parte anche della fronte abbiamo giocato. Ora cerchiamo di creare un volume un pochettino più alto per dare più leggerezza e naturalmente fare in modo che queste radici siano meno piatte ma leggermente più voluminose sopra. Vedete, ora la forbice la uso dalla parte concava per tagliare abbastanza deciso solo le punte. Vedete, vado a giocare su varie gradazioni, ora sono a 0 gradi. Mentre invece ora sono a 45 gradi e poi porto su anche a 90 gradi. Quindi nel contesto possiamo fare prima il 90, poi scendere a 45 per rifinire la parte finale a 0 gradi. Ecco, si deve andare anche a sentire il volume che si sta creando, è importante muovere i capelli per vedere poi dopo che tipo di volume stanno prendendo. Questo è proprio nello specifico della tecnica scultura, si prendono i capelli e si sente proprio il volume. Già con la spazzola si ha una percezione esatta di quello che è il
quanto va tagliato, quanto non va tagliato, perché la spazzola entrando e rendendo il distribuendo il volume puoi sentire esattamente ogni volta che prendi i capelli con la spazzola, come in questo caso senti il volume proprio dei capelli che ci sono, e quindi da qui ti puoi rendere conto di quello che puoi fare o quanto ancora esercitare questa scalatura, questo movimento che dà al perimetro di volume la leggerezza idonea. È ovvio che poi ogni tanto va anche sentito con le mani, così che puoi avere una percezione esatta sia la spazzola sia la mano. Vedete come si può vedere la differenza che c'è fra la parte che abbiamo in qualche modo ritoccato nel volume e la parte che è ancora da ritoccare, come è più piatta e qui come prende più volume. Anche se sono capelli molto sottili, però vedete, vengono come liberati e quindi da questa sensazione di estremo volume nella scalatura. Bene, andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto qui anche dall'altra parte per ottenere la stessa tipologia, dello stesso volume, la stessa gradazione. Ecco che abbiamo raggiunto un po' l'obiettivo che ci eravamo prefissati di dare il volume a questa capigliatura, quindi credo che questo qui è ciò che veramente è l'obiettivo colto nel segno. Vediamo come i capelli stanno molto più voluminosi, molto più liberi e quindi danno questo aspetto così casual quasi, che è quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissati un attimino. Ok, quindi con Alessia abbiamo finito. Andiamo a completare con lo styling un po' di trucco e la nostra modella cliente è finita. Ok, grazie. Allora, oggi sono qui con Sara perché vogliamo fare qualcosa, Sara. E dimmi un po', cosa pensavi? Ma in realtà mi piacerebbe un po' cambiare il taglio. Sì. Che ce l'ho sempre avuto più o meno di questa lunghezza e volevo cambiare un attimino. Non so, il colore mi piace. Ah sì, abbiamo illuminato un po' il colore, poi lo vedremo meglio dopo, però abbiamo creato delle sfumature leggermente più ramate, più forti, per dare a questo taglio che faremo una grinta in più. E in effetti sai cosa? Che ho proprio un'idea su di te, su come poterti tagliare i capelli cambiando look, perché è giusto che ogni tanto si debba cambiare. Quindi faremo questo taglio rispettando la forma e le linee di questa collezione che si basa su orizzontale, quindi non a caso si chiama Horizon la collezione, e quindi daremo un po' un'idea di quello che con Horizon possiamo fare, sia lunghi, corti e quant'altro. Vediamo, andiamo avanti, va bene Sara? Certo. Ok, bene, allora andiamo a operare. Bene, vediamo, ho fatto una divisione molto semplice, infatti vedete ho separato tutta la parte laterale e laterale posteriore, e poi tutta invece la parte centrale racchiusa in un'unica parte, sono tre sezioni. E iniziamo a tagliare dalla parte posteriore. La prima sezione ha 0 gradi.
Bene, facciamo lo 0 gradi fino all'osso occipitale, dopodiché si gradua a 45 e 90 sulla parte superiore. Faccio a 0 gradi anche la parte laterale. Questo è il mio punto di riferimento. Ecco, qui porto i capelli a 45 Ecco, come si può vedere, il perimetro di volume viene alleggerito dal 45 gradi. Bene, prendo la spazzola più grande per passare a 90 gradi. Infatti ho superato abbondantemente l'occipite, quindi qui vado a 90 gradi, rispettando però abbastanza la lunghezza che ho creato con il perimetro di volume sottostante. Ecco, ora abbiamo creato un po' tutto il perimetro di volume in orizzontale. Ora andremo a creare la linea anteriore, che sarà una linea stondata, in quanto Sara ha comunque dei capelli molto morbidi, molto leggeri e leggermente ondulati. Quindi penso che si addice molto di più il fatto che andiamo ad arrotondare la parte anteriore piuttosto che tagliare dritto a squadra. Per i suoi capelli si addice di più, vanno più in armonia al taglio stondato. Questo è anche un cambiamento che andiamo a fare, come ha chiesto lei. Bene, vado a prendere una separazione, una linea anteriore da tutte e due le parti e riduco la frangia con un piccolo triangolo rovesciato.
Bene, una volta che si è arrivati alla parallela, non si portano più i capelli davanti perché comunque qui c'è già una scalatura che abbiamo eseguito sulla parte posteriore, abbiamo eseguito già una scalatura a 90 gradi. Quindi abbiamo curato molto ora tutta la parte anteriore per dare in modo di dare una cornice e la parte posteriore rimane con la scalatura che abbiamo effettuato prima. Vedete l'inserimento delle due scalature, questa è una verticalizzazione, questa è una gradazione. Qui si inseriscono, si integrano molto bene, perché qui rimane comunque corposità, comunque rimane una stabilità sul capello, quindi sulla forma rimane molto stabile, mentre invece la parte davanti molto molto leggera. Ecco l'effetto del taglio con appunto la scalatura, che non è una scalatura sulla parte posteriore ma è una gradazione, mentre invece troviamo la scalatura proprio sulla parte anteriore. Vedete le due cose come si sono miscelate insieme e stanno bene, perché effettivamente danno un bel perimetro di volume e vedete senza fond, senza niente, comunque è gradevole e i capelli rimangono ben coordinati fra di loro. Non ho voluto effettuare una scalatura completa su tutti i capelli perché avrebbe dato un po' un che di déjà vu. Ecco, il taglio è finito. Ciao, a dopo, vediamo con lo styling.
Eccoci qua, oggi c'è con me una modella molto speciale, Jessica. Ciao Jessica. Ciao Maurizio. Ciao. Allora, qual è la cosa che vuoi ottenere? Sentiamo un po', che forma vuoi ottenere oppure vuoi fare un cambiamento o no? Sì, ho questo taglio da tanto tempo e voglio cambiare dei look. Bene, allora facciamo un nuovo look per Jessica. Bene, prima di iniziare il taglio, quindi vi mostro come ho separato i capelli per poi dopo far ricadere in caduta gravitazionale mentre esercito il taglio. Allora, ho fatto un triangolo sulla parte alta, abbastanza largo. Un altro triangolo viene fuori su questa parte dei lati, comprendendo sia apofisi sfenoide che la parte temporale. La parte posteriore è un bel rettangolo grande che comprende tutta l'area parietale sia superiore che inferiore. La stessa cosa dall'altra parte. Ok? Ecco, qui ho dato un orizzontale. Ora quello che vado a fare, vado a smussare questo angolo in obliquo rovesciato. Ecco, proseguirò con questa direzione che ho creato qui per tutta la parte laterale. Ecco, ora ho dato il perimetro di volume, quello che la lunghezza che voglio ottenere. Passo con la tecnica della spazzola per dare leggerezza a questo perimetro di volume. In questo momento sto dando alla forma una direzione di obliquo rovesciato. Ecco, vedete, comincia a prendere forma e quindi ora andrò a caratterizzare questa forma con leggerezza ma con più spessore. Sempre la parte posteriore e poi da qui proseguo sui lati. La parte posteriore orizzontale a 45 con la spazzola, quindi si alza leggermente, sui lati obliquo rovesciato. Sempre a 45 gradi.
Vedete, la rotazione della spazzola va da X a Y in modo tale da ottenere la leggerezza sul perimetro di volume. Notiamo il perimetro di volume che abbiamo creato. Dopo vedremo di fare l'altra parte e poi vediamo che cosa succede con questo perimetro di volume che abbiamo creato, perché ci lavoreremo ancora sopra. Bene, fatto i due lati, vado a tagliare la parte anteriore. Prenderò come riferimento la parte dei lati e vado a collegarmi con le due parti. Ecco che abbiamo tracciato tutto il perimetro di volume con la tecnica scultura. Ora andremo ad alleggerire, a creare un perimetro di volume meno pesante, leggermente più scalato, ma poco poco.
Vedete la parte curva, nel tagliare sotto viene usata la curvatura, non la concavazione, ma la curvatura. Ecco, vado a fare tutta la parte centrale, dal modo che ho fatto prima tutta la parte sottostante, ora faccio solo dentro questo perimetro superiore, in modo tale da coordinarmi con quello che ho fatto sulla parte inferiore. Ecco che abbiamo, vedete, alleggerito, i capelli stanno più in sospensione, quindi danno un volume completamente diverso. Bene, il taglio è finito, grazie. Ora facciamo l'ultimo styling che mette a posto il volume e quindi andiamo poi dopo a mostrarvi il lavoro veramente totalmente finito. Grazie. Bene, ho raccolto i capelli tutti sulla parte superiore in modo tale da poter lasciare tutti i fianchi e la parte dietro libera, che andrò a togliere un po' di lunghezza con il brush cut. Porto i capelli a 90 sul piano, così da avere una scalatura omogenea subito sulla parte occipitale. Vedete anche i capelli dell'attaccatura, li porto subito a 90.
Bene, allora do gli ultimi colpi di forbice alla scultura che ho fatto. E questa è chiaramente una versione cortissima per questa nuova stagione. Bene, il taglio è terminato, ora vediamo con il trucco e lo styling finiamo completamente il nostro taglio e questa presentazione.